stradale martedì 25 giugno 2013, diretta su Web TV Studio. Locpo 2, workshop organizzato dall'assessorato alle politiche agricole della provincia di Bari. Battiti di vino, asta di beneficenza a favore di Legambiente. Notte bianca della poesia nel Palazzo della Provincia di Bari. Vendola e Godelli presentano a Roma la notte della Taranta. Poesia in dialetto barese nel Palazzo della Provincia di Bari. Masseria Ittica, l'assessore Nardoni prospetta la barca didattica. Giornata di studio e aggiornamento professionale con il duplice obiettivo di fornire idee e soluzioni mirate alla creazione di una rinnovata sensibilità verso il complesso del tema della sicurezza stradale e in materia di controllo sulla sicurezza dei cantieri. Mediante il dibattito tra relatori e partecipanti ci si pone l'obiettivo, nel primo caso, di approfondire le tematiche inerenti all'interpretazione del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada in fatto di progettazione e di manutenzione della segnaletica stradale, con particolare riferimento ai cantieri stradali ed edili, gli adempimenti a carico degli organi di controllo con risvolti in materia di sicurezza sul lavoro per gli appartenenti alla polizia locale. Ha moderato il dibattito il direttore del TG Norma 24, Vincenzo Magistà. Direttore, quanto è importante l'informazione per la sicurezza stradale e sul lavoro? Direi che l'informazione è tutto, perché se si conoscono le regole, se si conoscono i rischi, se si conoscono i rimedi, si può non soltanto curare, ma soprattutto prevenire e fare in modo che ci siano meno incidenti ad ogni livello, sulla strada, sui cantieri. Non solo, ma l'informazione è importante anche per denunciare. Più si denuncia e più si dà modo a chi deve fare i controlli e quindi deve garantire la sicurezza di poter intervenire e risanare situazioni a rischio. Comandante, lei ha parlato degli aspetti problematici della segnaletica stradale. Sì, un po' tutto il convegno ha affrontato questi aspetti, noi li abbiamo esaminati dal punto di vista pratico, perché gli agenti della Polizia Municipale sono quelli che, trovandosi a dare applicazione, a sanzionare il cittadino per il mancato rispetto della segnaletica, si rendono conto prima degli altri delle ipotesi in cui questa non è facilmente comprensibile oppure contraddittoria, e purtroppo sono chiamati comunque a dargli un'applicazione. Quindi è molto importante per la Polizia Municipale poter avere una segnaletica ben fatta. Da questo punto di vista è opportuno che l'ufficio della segnaletica normalmente dipenda dalla stessa Polizia Municipale, che ha un'esperienza concreta della circolazione stradale. Domenica 23 giugno alle ore 18 si è tenuto un workshop organizzato dall'assessorato delle politiche agricole della Provincia nell'ambito del progetto decentrale Locpo 2, destinato ad imprese agroalimentari, aziende agricole e agricoltive, un momento di approfondimento e riflessione sulle politiche di valorizzazione dei prodotti locali nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Dalle ore 22 in poi si è svolta una degustazione di prodotti
da vite e supporto dell'Anticiclone, immancabile la presenza del vino, dell'olio e delle cipolle della terra di Bari. Presente il presidente della provincia di Bari, professor Francesco, e la sezione delle comunità agricole, Francesco Cappuccio. Assessore, la provincia di Bari ha aderito in qualità di partner al progetto LOCPO 2, ne vogliamo parlare? Buonasera e un saluto ai vostri telespettatori. È la prosecuzione di LOCPO 1, questo è LOCPO 2, diciamo un livello un po' più specialistico rispetto al primo, dove pone l'attenzione di tutto il comparto un livello di conoscenza maggiore, una rete che deve portare a valorizzare i nostri prodotti locali insieme agli agriturismi e quanto è collegato al nostro territorio. Faremo un portale qua nel colonnato della provincia, un info point della formazione per il nuovo commercio online che ormai sta prendendo piede, per riportare ancora una volta all'attenzione, prima dei nostri concittadini, il nostro territorio, da dove credo si possa ripartire per una nuova economia che dia benessere a tutti quanti noi, non solo al comparto agricolo, ma a tutti quanti i cittadini della provincia di Bari, ma io dico dell'intera regione Puglia e dell'Italia in toto. Quindi questo è l'obiettivo? Questo è l'obiettivo, ma in questi anni questo è stato il nostro impegno, per questo obiettivo. Perché le industrie molte volte dopo qualche anno di benessere tradiscono, la terra se la valorizziamo e la rispettiamo certamente non tradirà mai e ci porterà benessere. Grazie assessore. Partiti di vini, atta di beneficenza a favore di Legambiente, 30 giugno 2020, Torre d'Aquile. Affacciati su un panorama mozzafiato della terrazza della torre fortificata di Torre d'Aquile, 30 giugno si terrà un'atta di beneficenza in favore di Legambiente e delle sue attività del Centro di Educazione Ambientale, strumento operativo della riserva. La manifestazione è stata organizzata da Senologi Puglia, Basilicata e Calabria in collaborazione con l'Associazione Donne del Vino Puglia e Confindustria Lecce, con il patrocinio dell'Assessorato di Risorse Fondamentali Forestali della Regione Puglia, per proseguire il processo di valorizzazione del territorio salentino. In questa occasione sarà la Chiesa di Porto Cesareo a essere la protagonista della serata, una donna. Sarà interpretata ai fornelli da Liscia Pure, lei la contadina di Cielo del Sacro. Iniziativa lodevole, perché il ricavato sarà dato a Legambiente? Sì, lodevole, noi siamo ben contenti di partecipare sia perché c'è questa mission che è importante, ma anche perché continuiamo anche grazie a queste iniziative, a questi eventi, a promozionare i nostri prodotti, soprattutto i nostri vini, ma anche i nostri prodotti che provengono dalla risorsa mare, come quello della triglia di Porto Cesareo, che sta in attesa del riconoscimento DOP, e quindi grande approvazione e ammirazione per questo evento che domenica tutti quanti ci degusteremo e parteciperemo. Ricordare anche che anche le nostre masserie didattiche si dedicano anche ai menù ittici, per cui e quindi utilizziamo le nostre risorse, in questo caso risorse che provengono dal mare, anche nell'ambito delle masserie, e quindi partecipa tutto questo ad un miglioramento anche del sistema turistico, e così come anche stiamo cercando di organizzare anche questa ulteriore iniziativa che riguarda appunto sempre il settore della pesca, come quella della barca didattica, che è un'altra idea che stiamo mettendo in campo, perché anche attraverso la barca non solo si può andare a pescare, ma possiamo invece fare cicli formativi, corsi formativi nei confronti dei giovani, dei bimbi, delle scuole, ma soprattutto anche dei turisti, e miglioriamo il settore, ma soprattutto anche facciamo una formazione che può in qualche maniera mettere nelle condizioni anche i giovani ad intraprendere in questo settore, che può dare dei risultati positivi anche dal punto di vista imprenditoriale. Grazie assessore. Allora, Battiti di Vini, asta di beneficenza a favore di Legambiente, una manifestazione che lega il territorio al vino.
Sì, la qualità ambientale e culturale del territorio non poteva avere miglior riscontro ed emblema nel vino. Quindi il vino, che è un prodotto emergente di qualità che porta la Puglia nel mondo, che genera economie, dà una mano all'ambiente. Per cui la battere all'asta dei vini di qualità, delle bottiglie dannate, di grandi produzioni, porterà economie per poter tutelare concretamente, gestire bene la torre come centro educazione ambientale, come chiave di accesso al territorio, ma anche tutelare una duna con i campi di volontariato, vigilare sulla qualità dell'ambiente, fare opera di monitoraggio e a volte anche di denuncia, perché sono territori difficili quelli salentini e quelli pugliesi per certi aspetti. Quindi il vino ci dà una mano anche in questo senso e lega due eccellenze della Puglia, l'ambiente e chi se ne occupa ogni giorno volontaristicamente, il vino, la produzione antica di qualità, l'emblema della Puglia nel mondo. È un bellissimo episodio che contiamo fra l'altro di avere come format e di poter replicare anche per gli aspetti enogastronomici. Parleremo anche della triglia di Scoglio di Porto Cesareo e ci saranno esibizioni artistiche, quadri fatti col vino, cose bellissime che cercheremo di replicare in giro per il Salento e la Puglia. È un ottimo inizio di un'ottima collaborazione, grazie anche alla Regione. Grazie. Domenica 23 giugno 2013, a partire dalle ore 21, la terza edizione della Notte Bianca della Poesia, Poeti nel Colonnato, organizzata dalla provincia di Bari, un ricco e variegato ritmo stop di poesie e presentazioni di libri a cui hanno partecipato circa 150 poeti provenienti da tutta la Puglia e 27 capi. Un lungo suggestivo viaggio tra rime, verse, danze e componimenti lirici. Tra le novità dell'edizione 2013 vi è stata la partecipazione della Regione Basilicata con l'intervento di numerosi sindaci del Comune di Lucano. Ospite della serata, la protesta serva Milica Lirici. Presidente, vogliamo parlare di questa torre che se ne parla tanto. Che è successo? Ma evidentemente non ci sono altri problemi se non pensare a spegnere l'unico baluardo che abbiamo di italianità in questa città, in questa terra, che rappresenta anche l'orgogliosità di essere italiani, di appartenere all'Italia, l'identità italiana, di avvicinare i giovani al patriottismo, ma nello stesso tempo in un ambito europeo. Voler spegnere questa torre mi sembra voler dare uno schiaffo a chi ha creduto nei valori dell'Italia, che sia unica, unita, democratica e popolare. Grazie. A voce della Serbia, cosa ne pensa su questa torre? Poesia senza parole, bellissima, colori come anime dei poeti, dei mare, di tutto il mondo che è positivo. Grazie. Un festival che significa all'araba fenice che ogni anno rinasce dalle proprie ceneri, un pezzo di Puglia sospeso nel tempo ma che è capace di incontrare le tradizioni popolari e musicali di tutto il mondo. Sinichi Vendola alla presentazione del Festival della Taranta 2013 che si terrà a Melpignano in provincia di Lecce. Noi abbiamo dall'inizio pensato che lì, nel cuore della Grecia salentina, poteva esserci non soltanto la rivisitazione di una storia musicale, culturale, che è un po' la colonna sonora della vita delle nostre genti nelle campagne, la Taranta con i suoi straordinari copioni, corteggiamenti d'amore, duelli rusticani, canzoni di lotta, nenie dolcissime, ninna nanne. Noi abbiamo pensato che lì poteva determinarsi una fecondazione di, come è stato detto, tradizione e innovazione. È un incontro tra tutti gli spartiti delle musiche popolari, delle tradizioni popolari, e quindi la Puglia in questo caso, come in tanti altri, torna a essere ciò che naturalmente è: un crocevia, un punto di approdo e un punto di partenza, è un luogo della mescolanza che negli ultimi anni ha avuto un ritmo particolarmente suggestivo. Se uno immagina gli ultimi due festival, dalla musica cerebrale di Ludovico Einaudi.
era per noi forse la più provocante delle domande, la possibilità di incrociare uno spartito quasi metafisico con la fisicità dei ritmi, dei tamburelli. E fu un'esperienza quella con Einaudi veramente incantevole. E da Ludovico Einaudi invece l'anno successivo i fuochi d'artificio, la lava incandescente della musica di Goran Bregovic. Comuni in cui si parla, in cui ancora risuona il greco, il greco antico, ma poi la scelta politica della Regione Puglia per due ragioni fondamentali: investire su un'idea di meticciato, di multiculturalità nel momento in cui emergevano i fantasmi delle ossessioni identitarie, e investire sulla cultura come motore di sviluppo nel momento in cui invece si riteneva l'investimento in cultura un investimento parassitario, uno spreco. Ecco, due intenzioni politiche che riconfermiamo affinché la Puglia sia un luogo, un deposito di storie, di memoria, di bellezza, di cultura, e quindi una identità, ma una identità particolare. Alla giunta della provincia di Bari, in occasione della Notte Bianca, ospite la poesia dialettale barese. Ci siamo soffermati nell'ascoltare il duetto improvvisato dai poeti baresi Felice Giovane e Marisa Eugenio. Tu spacciate due attone, senza cuore e senza mente, pur bucche di cannone, ma sciara scesquente. Ora non va candì, o tu muoira la figliata, con le figlie che nascia, ma la nasce strapiata, senza mamma e senza stella, lasci spirte di mirte, senza lite e senza bene, e merenda l'irta all'irta. Che ti faccio tanta amogna, cassicchina di merda, eh? Si conforma a nutrogna, e vuoi trarmi in dalla rete, eh? Ci pedisse o guarda zitto, quando è bello e quando è rizzo, non mi disse a fa chiullite, ti scisse a metto pezzo. E che mormo ora in me, passa e spassa attorno a casa, bianco come palumetto e rosso come la cerazza. C'è da l'onda tutto in giù, puzza avere il figlio uesce, chino di drume, come a te, fatin e uesce. E da dica da affidare, questa vena malacera, e da dica da scrivere, gli avena senagliera. A do dir, ma do t'assente, tu non vuoi tagliare gitte, come affitto di sbannite, e gli avena badambite. Ma fosse squarguata quella via quando fu, che la faccia la passata, per vedere la facciata, ma la lingua e mala serve, faccia verde. Capa amata, grip in guerra, scatta e muore, muore e scatta. Quanto abbiamo tu mi assunto, tanta giomera da parte. Tu le figli e le nipote, che da casa stavano a sé. E una goccia in dall'essenza, tanta volta dei gavè, quanta volta tutta crisi, n'era quella sorta a me. T'abbia fatto la fattura, un bacio a quattro zagarette, che la sera, quando è scuro, tornassi docornacente, senza cippe, senza zocche, ad asta come attaccata, ad ascic, buona loca, bocca aperta e smaduata. Cripe scotte. Scotte e cripe. I
successo riscontrato dalla masseria ittica di Portovento, presentata quest'anno in occasione della manifestazione organizzata dall'assessorato alle risorse provinciali dell'Unione Sicilia, ha spinto l'assessore Nardoni a proporre in sede istituzionale la presa in considerazione di inserire nella prossima manifestazione parchi o peschere cittadini sui quali mostrare ai nostri ragazzi le attività legate alla pesca. E così come anche stiamo cercando di organizzare anche questa ulteriore iniziativa che riguarda appunto sempre il settore della pesca, come quella della barca didattica, che è un'altra idea che stiamo mettendo in campo, perché anche attraverso la barca non solo si può andare a pescare, ma possiamo invece fare cicli formativi, corsi formativi nei confronti dei giovani, dei bimbi, delle scuole, ma soprattutto anche dei turisti, e miglioriamo il settore, ma soprattutto anche facciamo una formazione che può in qualche maniera mettere in condizione anche i giovani ad intraprendere in questo settore, che può dare dei risultati positivi anche dal punto di vista imprenditoriale. Grazie per averci seguito.